E oggi cosa facciamo? Questo è il titolo del mio intervento, che è anche il titolo di un libro in PDF che potete trovare lì dietro, dove ho messo a disposizione una raccolta di idee per come fare materiali didattici come li abbiamo utilizzato noi durante l'homeschooling. Machst du bitte die nächste Seite? Ecco, due parole su chi sono, perché ci tengo anche a dire che veramente tutti possono fare homeschooling con i propri figli, non serve avere chissà che lauree o conoscenze o niente. Io ad esempio ho un misero diploma di segretaria d'azienda, ho fatto 3 anni di scuola superiore e basta, per il resto ho imparato facendo e questo penso lo possono fare tutti. Ecco, i miei figli appunto sono del 96, del 99, lui è il piccolo, e abbiamo fatto homeschooling fino alla terza media, quando hanno fatto l'esame poi come privatisti. Abbiamo anche una piccola esperienza di scuoletta autogestita, in stile Montessori, un'associazione che ha fatto questa scuoletta pagando anche gli insegnanti, sì, insomma, queste scuolette libertarie che però nel 2008 ha dovuto chiudere per motivi economici, perché proprio non si poteva più tirare avanti, e da lì abbiamo fatto homeschooling. Oggi da 2 anni sono libero professionista nel campo dell'arte e dell'istruzione, appunto faccio mostre di quadri, illustrazioni e corsi di Labbooks. Per esempio martedì prossimo tengo un corso di Labbooks per insegnanti di scuola superiore. E faccio anche workshops con bambini, insomma un po' quello che capita. E sì, ok, giusto, vai, topita. Ecco, oggi di cosa vi parlerò? Vi parlerò un po' come abbiamo gestito noi le nostre giornate di homeschooling, visto che quest'anno a questo incontro school il tema principale è come fare. Poi potete appunto prendere spunti o proposte per organizzare le vostre giornate se non sapete come farlo, poi ognuno troverà la sua strada, perché il nostro stile, diciamo, a qualcuno può piacere, a qualcun altro non può piacere, ma è sempre interessante comunque sapere come fanno gli altri. Sì, e alla fine parlerò anche un po' di questo manuale, cosa troverete dentro. Allora, questa è la nostra ricetta segreta, che in realtà nell'homeschooling non esistono le ricette, però quando abbiamo iniziato c'erano diverse opzioni, cioè si poteva fare unschooling totale, cioè il cosiddetto non fare niente, tra virgolette, cioè accettare le giornate come vengono e vedere cosa portano, oppure prendere il programma ministeriale e fare scuola a casa, che non mi sarebbe mai passato per la mente, oppure io leggendo diverse testimonianze, soprattutto di gente degli Stati Uniti che hanno già più esperienza nell'homeschooling, perché anche già seconda generazione che lo fanno così, c'è questa educatrice Charlotte Mason che mi è sembrata molto interessante con l'approccio sulle cose che vuoi, sulle cose che hanno bisogno di esercizio abbastanza regolare, come la scrittura, la lettura e anche un po' di matematica, fare poco e farlo tutti i giorni, cioè tipo 10 minuti, 15 minuti, poi quando i ragazzi sono più grandi, nell'età di scuola media, si può fare anche mezz'ora, però che diventa una piccola sana abitudine di sedersi ogni giorno per questi 10 minuti, quarto d'ora e fare una di queste cose o tutte e tre le cose. Noi abbiamo appunto fatto sempre leggere, scrivere e qualcosa di matematica tutti i giorni, e per il resto della giornata gustare quello che offrono la giornata e l'ambiente, perché ovviamente dipende un po' dove vivi in un piccolo paese immerso nella natura, vivi al mare, vivi in montagna, vivi in una grande città, cioè le occasioni che trovi davanti alla tua porta sono diverse, ma vanno tutte prese e usate, insomma, no? E soprattutto seguire e scoprire le proprie passioni e talenti, e non solo seguire noi quelli dei figli, ma anche noi seguire i nostri, perché noi siamo sempre il modello per i nostri figli. Se loro vedono che noi seguiamo le nostre passioni con gioia e piacere, per loro sarà quello il modello da seguire, sarà normale farlo anche loro, no? Allora, adesso 2 parole sul primo punto che avevo detto sul leggere. Allora, come si può fare questi 10 minuti di lettura ogni giorno? Come si potrebbe svolgere? Allora, leggere ad alta voce anche quando i bambini sanno già leggere da soli, perché leggere ad alta voce
è sempre un momento di condivisione della storia che si legge o del racconto che si legge, cioè se nelle nostre teste chi ascolta e chi legge stiamo insieme condividendo questa storia mentale, insomma, che è una cosa bellissima e non dobbiamo smettere di leggere ad alta voce solo quando i nostri figli sono capaci di farlo da solo, perché questa cosa va persa. Io allora ho letto veramente anche fino a 14 anni, ogni giorno leggevo ad alta voce qualcosa, era veramente bellissimo, anche perché poi si discute su questo e così. Poi leggere insieme e condividere storie e racconti, questo significa anche che io come mamma spesso leggevo i libri anche prima che loro li leggessero, perché così io potevo fare domande o sapevo che stavano leggendo qualcosa di triste o di divertente e c'era questo momento di condivisione. Leggere come rituale e abitudine, ecco, questo è utile trovare nella giornata, possibilmente un momento dove è il rituale, adesso andiamo a leggere, tipo prima di andare a dormire o subito dopo pranzo o nel pomeriggio d'estate, magari quando fa caldo, cioè ognuno trova il suo momento che può anche variare poi col tempo, però appunto l'abitudine è la parola chiave. Poi leggere non vuol sempre dire avere un libro in mano e leggere, ma ci sono anche giochi di lettura, ci sono carte con parole, cioè si legge anche senza rendersene conto che si sta leggendo. E l'importante è vivere la lettura come piacere, non come obbligo, perché la lettura è un piacere. Se i bambini vedono sempre noi con dei libri in mano, che leggiamo con piacere, leggiamo in treno, leggiamo in sala d'attesa, cioè è logico che lo vogliono fare anche loro, non dobbiamo star lì, oh, adesso devi iniziare a leggere perché hai 7 anni, cioè non attira, non fa venire voglia. Allora, a casa possiamo anche curare l'angolo di lettura, cioè dipende come avete arredato la casa, magari avete un divano con un tavolino o una poltrona vicino alla finestra. Io mettevo regolarmente ogni settimana circa 2-3 libri diversi, belli esposti, che i libri parlano da soli, perché poi il bambino di mattina si alza, esce e vede un libro che il giorno prima non c'è, è quasi automatico che se lo prende e va a vederlo, no? Cioè c'era questa magia dei libri che venivano e andavano, che poi puoi anche prendere libri che magari c'entrano con la stagione nella quale siamo o quando c'è una festa particolare, cioè veramente, cioè andare regolarmente in biblioteca, anche con i bambini naturalmente. Allora da noi la bibliotecaria sapeva sempre cosa stavamo studiando, perché regolarmente prendevamo libri che c'entravano con un'epoca storica o con una zona geografica, allora lei era sempre molto, ah, c'ho anche questo libro da farmi vedere, prendete anche questo, era sempre una piccola festa. Poi anche gli audiolibri sono anche libri, noi abbiamo sempre ascoltato tantissimi audiolibri, che è anche una cosa bella che puoi fare insieme mentre fai altre cose, mentre fai l'impasto per la pizza, mentre fai qualcosa di ricamo, qualche lavoretto, o quando sei anche ammalato, sei a letto, sei hai gli occhi troppo pesanti per leggere, ma ti puoi ascoltare un audiolibro. E libri, anche consiglio di utilizzare libri di ogni tipo, perché ci sono persone che dicono ma i fumetti hanno una scarsa valenza letteraria, che ne so io, però tutto va bene, perché mettere sempre a disposizione di ogni tipo, poi il bambino scoprirà lui cosa gli interessa, cosa gli piace di più in quel momento. Avere libri dappertutto, in casa, in macchina, in borsa. Allora, un'altra idea è quella di etichettare le cose in casa, di mettere, come c'è su quella foto sopra a destra, che si può già fare anche in modo bilingue o trilingue, se qualcuno interessasse, mettere veramente dappertutto in casa, insieme al bambino, no? Non che si ritrova di mattina la casa piena di etichette e non sa cosa significa, le parole, no? Così sa quando va a prendere i piatti, apre lo scaffale dove c'è scritto piatti e capisce che questo vuol dire piatti. Insomma, è sempre un momento di lettura anche questo. Poi vi parlo brevemente dei living books, che sono una cosa bellissima. Praticamente sono libri per ragazzi, per bambini, anche per adulti, che trattano una cosa come la storia o la geografia o la biologia, però in chiave di racconto. Per esempio la biografia di Livingstone per bambini o la biografia di Leonardo da Vinci scritta per ragazzi, per bambini, perché lì imparano molto di più che leggere, che studiarlo poi in stile scolastico, diciamo, no? Data, epoca, così. Perché quando lo leggi come racconto, come storia che ti coinvolge anche emotivamente, è tutta un'altra canzone. E leggere anche noi sempre, appunto, farsi sempre vedere
leggendo. Questo sicuramente dà tanta voglia di leggere. Allora, per scrivere invece, anche qui è importante avere sempre a disposizione uno spazio che invita a scrivere. Cioè, noi abbiamo sempre avuto un grande tavolo dove c'era sempre materiale, sia carta di diversi tipi, perché non solo fogli con le righe come usano a scuola, perché quello non è bello. Ai bambini piace tantissimo scrivere veri libri, cioè libretti o diari con fogli bianchi. Quello ti dà un po' anche il piccolo scienziato che scrive ogni giorno il suo diario dei suoi esperimenti. Ci sono tantissimi motivi per cui scrivere, anche la macchina da scrivere, la lavagna. Per esempio l'altro figlio adorava scrivere con la penna, con l'inchiostro, no? E perché anche quello fa differenza con cosa scrivi, su quale materiale scrivi, e a farci anche vedere che scriviamo noi stessi, perché sennò se i ragazzi ci vedono sempre solo sui telefonini o con la tastatura, cioè mica non gli viene naturale di voler imparare a scrivere, gli viene naturale voler imparare a usare il computer, e questo va benissimo, ma magari più avanti, se no si rischia di saltare anche un po' un pezzo dello sviluppo, no? Scrivere storie insieme può essere un'idea carina, scrivere lettere, biglietti di auguri, sì, ecco, perché ai bambini, come anche a noi adulti, non piace molto l'esercizio nel senso classico, cioè fare una riga di parole, la ripeti, cioè scrivere perché è importante, perché ha un senso, cioè io se scrivo un biglietto di auguri per la nonna, questa è una cosa che ha senso, se invento una poesia per Natale è una cosa che ha senso, perché ha il suo valore, è una cosa che serve, insomma. Ecco, lista per la spesa, libro di ricette, lui per un periodo teneva un libro di ricette tutto suo, dove scriveva le sue ricette preferite dopo averle provate, col disegnino, anche un diario, per esempio, può essere anche un diario di fantasia, cioè io posso scrivere, per esempio, il diario di Asterix, no? Se voglio, non devo per forza scrivere il mio diario di me persona, ma posso inventarmi di essere un personaggio, di scrivere un diario tutti i giorni, che così sono quelli 10 minuti di scrittura, scrivere appunti, fare l'e-books che poi vi farò vedere dopo. Poi ci sono anche giochi di scrittura e giochi, soprattutto per i bambini che non hanno ancora iniziato a scrivere, è importante rendersi conto che la mano deve essere pronta per scrivere, e la mano non è pronta per scrivere se tu fai esercizi di scrittura, ma devi fare i cosiddetti fine motor skills, cioè movimenti fini che puoi imparare ricamando o versando perle in un altro, cioè questi movimenti fini, piccoli, quelli devono essere esercitati prima di iniziare a scrivere, perché sennò la mano fa degli sforzi tremendi che non è una cosa naturale. Appunto, la scrittura come la lettura deve essere vissuta come piacere, come una capacità culturale utile che serve nella nostra società, questo è il messaggio che è importante, che deve passare, non un obbligo, devi imparare a scrivere perché devi imparare a scrivere, appunto, non ha nessun senso. Ecco, è interessante anche sperimentare con diversi tipi di calligrafia, anche magari disegnare, chissà quanti hieroglifi, ecco, grazie. E anche portarsi sempre dietro qualcosa per scrivere, in treno, in una vacanza, in una gita, è sempre interessante poter prendere un appunto o qualcosa, qui c'è anche la foto, so, di lui parlerà. Allora, adesso per matematica, qui c'è questa parola chiave living math, la matematica viva, perché la matematica ai bambini interessa non come una cosa astratta, quello, l'interesse per la matematica come cosa astratta di algebra e così arriva quando sono adolescenti, ma prima la matematica è interessante quando c'entra con la vita reale, quando cuciniamo insieme, dobbiamo calcolare per questa ricetta di 4 persone per farla per 12 persone come bisogna fare, misurare le cose, contare i soldi. Queste cose utili che troviamo nella vita quotidiana se apriamo un po' gli occhi. Poi ci sono anche tantissimi giochi dove si conta con i dadi o che bisogna contare i passi sul gioco da tavolo, scacchi va anche benissimo per la matematica, e poi i classici materiali Montessori che sono fatti proprio per capire attraverso il fatto di manipolarli, di toccarli, di costruire.
Poi ancora si può preparare proprio materiali Montessori che si possono comprare, ma tanto si può anche preparare in casa da soli, ed è utile sempre farlo insieme al bambino, perché così lui ha un rapporto più diretto con il materiale, perché lui stesso ha contribuito a farlo, a ritagliarlo, a disegnarlo, quello che è, insomma. E poi avere sempre presente dove usiamo la matematica nel giorno quotidiano, in negozio, al mercato, in cucina, in banca, in posta, che queste sono anche situazioni che i bambini, quando sono più bambini, amano giocare al negozio, amano giocare in banca. Allora possiamo anche metterli a disposizione delle banconote, magari false da gioco, insomma, ma per poter giocare, questa cosa ti do il resto, quanto costa, eccetera. E poi ci sono tante occasioni per sperimentare e trovare soluzioni di matematica anche in autonomia. Se mettiamo a disposizione ai bambini un pezzo di giardino, un qualcosa, che poi anche per fare l'orto, no? Quante cipolle ci stanno, cioè sono cose, sempre quando devi manipolare le quantità è sempre matematica lì, no? Per cui anche avere cose che si possono contare in casa, un vassoio con delle mele, con delle noci, così, perché l'occhio, senza rendercene conto, ma vedendo le qualità, le quantità, fa sempre questo esercizio di tenere presente la quantità, ecco. Allora, sì, questa è ancora la cosa che ho appena detto, queste cose da contare, bottoni, cose così che si possono sempre, conchiglie, tutte queste cose si possono mettere a disposizione. Qui sotto vedete le mie nipoti, insieme a lui, che hanno fatto questo disegno che c'è sotto al centro. Per esempio c'è questa isola che per metà è sotto acqua, ci sono la foca e lo squalo che nuotano, e a sinistra c'è questo metro che indica quanti metri per arrivare al discorso sotto zero sopra zero, no? Perché la foca è così, la puoi tirare in su, e sotto c'è scritto meno due, no? Per avere il concetto dei numeri che vanno sotto lo zero, che si può fare anche con un termometro. Cioè, voglio dire, se voi ogni giorno guardate con vostro figlio che temperatura fa d'inverno, vi accorgerete che andrà sotto zero, e lui questo concetto non devi neanche più insegnargli cosa vuol dire sotto zero, cioè, perché sono concetti normali che lui apprende con normalità. Allora, e come dicevo, queste erano le cose: scrivere, leggere e fare due calcoli tutti i giorni, 10 minuti, 15 minuti, come abitudine. E poi vediamo cosa offre la giornata vissuta, questa giornata libera che noi abbiamo tanto il piacere di gustare grazie all'homeschooling. Cosa si può fare? Si può cucinare insieme, fare la spesa, fare le cose di casa, pulire, mettere in ordine quello che c'è da fare, passare del tempo con altre persone, con amici. Poi c'è la musica, possiamo imparare o sperimentare con strumenti musicali, ascoltare musica, andare a vedere concerti, studiare poesie, leggere poesie, scoprire poesie, andare in musei per l'arte, vedere quadri, esperimenti, poi naturalmente c'è lo sport, c'è l'aria aperta, c'è la natura, che è tutto un universo da scoprire, che noi abbiamo veramente tutti davanti a casa nostra. La natura c'è ovunque, anche nella polvere della casa, volendo, bisogna solo aprire gli occhi e vederla. E poi, strada facendo, ci si innamora di argomenti, perché a un certo momento ognuno trova qualcosa che lo affascina un po' di più che del solito, e lì come genitori possiamo mettere a disposizione, se sappiamo che ci sono libri o occasioni dove si può andare ad approfondire questa cosa, un museo, così. Lì veramente dobbiamo solo seguire i bambini. Poi c'è sempre anche la voglia di fare cose utili, come appunto preparare dei regali per i nonni, o spaccare la legna, o fare qualcosa che c'è da fare, insomma, perché i bambini vogliono partecipare alla vita reale. Questa è la grande ricchezza che abbiamo con l'homeschooling, che possiamo vivere veramente e non in un contesto artificiale costruito per far imparare ai bambini questo e quell'altro, no? E poi c'è anche la possibilità di non fare niente, ma farlo insieme diventa tutta un'altra cosa. E sì, questo mi va. Allora, adesso un esempio sulla musica.
che dicevo, la musica è una delle cose in questa giornata libera che abbiamo a disposizione. Cosa possiamo fare? C'è un concerto da ascoltare, magari è il compleanno di un compositore. Noi spesso siamo partiti così, che di mattina alla radio durante la colazione abbiamo sentito: ah, oggi sono 100 anni di questo e quell'altro compositore. Allora poi andiamo a vedere, abbiamo un libro che parla di questo compositore, abbiamo un CD da ascoltare, andiamo a vedere su YouTube, e così alla fine ne esce un lapbook, ecco. O c'è da vedere un film biografia su un compositore, che sono delle cose interessantissime, o abbiamo un nuovo strumento in casa da provare, ci sono altri bambini che portano i loro strumenti, pensiamo di fare un piccolo concerto per la famiglia. Tutto può essere uno spunto per andare avanti su questo argomento. Ecco, noi abbiamo per esempio anche fatto, questo è stato una specie di rituale che lo vedrete adesso anche su altri argomenti, il compositore del mese. Era un appuntamento fisso, non fisso come data ma come mese. Un giorno durante il mese si prendeva: oggi facciamo il compositore del mese, che ne sceglieva, di solito lo sceglievano i ragazzi, io facevo qualche proposta tipo Beethoven, Chopin, o loro sapevano, già avevano ascoltato qualcosa, dicevano: ah, il mese prossimo questo potrebbe essere il nostro compositore del mese. E lì si faceva un lapbook, o un poster, o delle cards, cioè per raccogliere un po' la biografia, poi trovi il film, guardi insieme il film, un DVD della storia di questo compositore, poi parli ovviamente anche dell'epoca, chi viveva ancora in quell'epoca, chi conosce, cioè fai tutta questa cosa, alla fine hai fatto geografia, storia della musica ovviamente, e veramente tantissime cose, e semplicemente pensando chi è il compositore del mese. Ecco, qui abbiamo anche altri, qui sotto c'è la corda del tempo, di cui vi parlerò dopo anche, che è un sistema per studiare la storia, che con le mollette indichi gli anni della storia, e con le cards, che vanno appoggiate nell'epoca giusta, segui un po' tutto il percorso della storia e dei personaggi che c'erano, degli avvenimenti importanti che c'erano. Che questo anche può accompagnare una cosa come il compositore del mese, ma puoi fare anche un'epoca della musica o della storia con questo sistema. A sinistra invece vedete un lapbook, sopra un libro di musica per bambini di, come si chiama, Pietro e Lupo, si chiama in italiano, vero? Sì. E sopra c'erano gli strumenti musicali in miniatura che un'amica ci ha regalato, che lei aveva fatto la collezione di questi strumenti, e sapendo che noi studiavamo tutto, insomma, ce li ha regalati e li abbiamo utilizzati spesso per vedere come sono fatti, come si chiamano, poi lo puoi anche tradurre in una seconda lingua, così da avere, cioè anche questa cosa della seconda o terza lingua la puoi integrare un po' ovunque, no? Ecco, poi abbiamo anche fatto la poesia del mese, questo era il nostro rituale, sempre il primo del mese. Di inaugurare un nuovo mese, perché è una cosa un po' sì, così, che ti coinvolge, di dire benvenuto, nuovo mese, cosa ci porta questo mese, anche per riflettere cosa sono le cose che vorremmo fare. Ah, ci saranno, è giugno, ci saranno le ciliegie, andremo al mare, cioè tutte queste cose per aprire il nuovo mese in modo positivo e con gioia. E qui cercavamo sempre una poesia che forse in qualche modo trattasse questo mese o questa stagione, che i bambini poi facevano un dipinto, incollavano la loro poesia, oppure facevano un'altra strofa alla filastrocca che avevamo scelto, cercando di mantenere lo stile del poeta. Insomma, ci sono anche qui tante possibilità, ed è stato un rituale veramente carino di avere ogni primo del mese questo rituale nostro, insomma. E anche qui siamo di nuovo nel tema di scrivere qualcosa che si può fare, oppure si può anche stampare e incollare, ci sono tante possibilità creative come integrare queste cose. Ecco, con l'arte, come per la musica, è la stessa, sempre la stessa cosa. Cosa ci sono? Ci sono tantissimi spunti, ci sono mostre da vedere, può essere il compleanno o l'anniversario di un artista, può essere che per qualche motivo abbiamo scoperto un'epoca artistica, storica artistica che piace particolarmente, forse magari vedendo un film, e poi ci sono sempre cose che si possono creare o anche per la casa, dipinti, cose da ritagliare, da appendere alle
finestre, cioè anche manipolare diversi materiali, per questo c'è sempre un motivo, diciamo, se si usa un pochino la fantasia. Ecco, qui ovviamente noi abbiamo anche avuto l'artista del mese. Io con questo sistema dell'artista del mese, la poesia del mese, il compositore del mese, mi mettevo anche un po' l'anima in pace, nel senso di oddio, non facciamo niente di no? Perché si poteva anche dire, beh, noi quest'anno, anche a fine anno, che la direzione scolastica voleva avere il resoconto di quello che avevamo fatto, c'era l'elenco, abbiamo fatto questo compositore, questo artista, cioè c'era veramente un elenco impressionante, che impressionava anche me alla fine vedere cosa avevamo fatto, cioè così tanto abbiamo fatto, senza rendere, perché è importante anche tenere sempre, scrivere sempre tutto, alla fine della giornata scrivete, perché si dimenticano le cose che si hanno fatto ed è un peccato. Qui vedete appunto di questi artisti del mese si possono fare anche appunto lo stile, cercare di copiare lo stile o prendere lo spunto, come si può lavorare con sotto al centro vedete un disegno di una tazza disegnata con diverse illuminazioni, una volta con una candela, allora l'ombra faceva così, una volta con la luce artificiale, l'ombra faceva così, e sotto a destra invece la stessa natura morta, una volta con matite, una volta con acquerelli, con cose diverse, così per vedere l'effetto, e anche il bambino scopre così cosa gli piace, quale metodo gli piace di più. Ecco, torniamo alla natura adesso. Cosa possiamo fare con la natura? Possiamo appunto uscire dalla casa, anche sul balcone, e vedere in ogni stagione la cosa cambia continuamente. La natura cambia da una settimana all'altra, c'è sempre qualcosa da osservare, da scoprire. Ci sono animaletti, piante, l'ambiente, il tempo, le nuvole. Ecco, si può, per esempio, noi abbiamo tenuto anche un diario. Anch'io come adulta tenevo il mio diario delle nature studies, cioè dello studio della natura, di quello che si incontrava durante una gita o che si raccoglieva dei fiori, poi a casa andavi a vedere come si chiamano, li disegnavamo, ci scrivevamo qualche appunto e poi ovviamente fare gite ed escursioni regolarmente. Si può anche cucinare le cose che si trovano nella natura, i funghi, le bacche, e soprattutto anche conoscerli, perché al giorno d'oggi noi siamo capaci tutti di navigare su internet e arrivare ovunque, e se ci perdiamo nel bosco non sappiamo quale bacche sono velenose e quale possiamo mangiare. Cioè, questa è un po' una cosa che veramente va recuperata anche dalle prossime generazioni, di conoscere la propria natura e il proprio ambiente. E poi naturalmente nella natura si può giocare, costruire, sperimentare, per cui mettiamo a disposizione dei nostri bambini sabbia, terra, piante, erba, quando è possibile. Se non possiamo, allora cerchiamo di uscire più frequentemente in posto dove possono sperimentare con bastoncini e bacche e tutto. Poi possiamo anche piantare semi, chi non ha un giardino lo può fare anche nei vasi, per vedere la crescita delle piante. Come le piantine vanno curate, poi arrivano i pidocchi, cioè impari sempre tante cose. Poi qui sotto vedete anche la foto di collezione di frutti che si trovano in autunno, dove qua abbiamo fatto i bigliettini per mettere il nome, e si scopre che c'era veramente una grandissima quantità di cose, di bacche, di frutti che si trovano. È veramente interessante. Quella stessa cosa vale per le pietre, conoscere le pietre, sapere come si chiamano, perché poi anche come adulti io mi rendevo conto che quando camminavo non camminavo più sul terreno, ma camminavo su questa e su quell'altra pietra, perché avevo imparato come si chiamano. Cioè diventa quasi una cosa, non voglio dire sacra, ma hai tutto un altro rispetto per le cose che ti circondano, che prima non ti rendevi conto che era tutto così magico e affascinante. Ecco, possiamo visitare mostre, spesso ci sono mostre in musei di scienze, così, che trattano queste cose. Si possono fare escursioni guidate, perché per i bambini è sempre interessantissimo avere anche un confronto con un esperto su una certa tematica, e raccogliere e collezionare. Cosa si può raccogliere e collezionare? Pietre, foglie, fiori, frutti, semi, insetti morti. Noi abbiamo una bella collezione di insetti morti, ovviamente trovati morti.
Poi conchiglie, piume di uccelli, cioè, per i bambini è affascinante questa cosa di raccogliere le cose, portarle a casa, classificarle, guardarle, toccarle. Sì. Ecco, poi avevamo anche la pianta del mese. La pianta del mese spesso usciva poi una specie di poster o qualcosa che noi attaccavamo alla porta dell'ingresso e ogni mese si cambiava pianta, appunto. Qui abbiamo il ricino, che poi anche lì abbiamo scoperto che anche nella Bibbia c'è questa storia del ricino, che poi il verme ha mangiato il ricino, ma esiste solo un tipo di verme che può mangiare il ricino, cioè è una cosa affascinante, quando entri nei dettagli ti perdi. Poi c'è le bacche della rosa canina e l'ultimo è l'orzo, che poi ovviamente è la storia dell'orzo, allora fai anche geografia, dove andava coltivato all'inizio e poi alla fine ci fai il minestrone di orzo e lo mangi. avevamo ovviamente anche l'animale del mese. Come vedete, queste cose dell'appuntamento fisso del mese non occupava tutti i giorni del mese, perché sarebbe stata... Però ogni settimana un, due cosette si faceva ed era veramente piacevole. Ecco, l'animale, anche ovviamente i bambini sapevano sempre già 3 mesi in anticipo i prossimi animali che volevano approfondire. Ogni tanto invece si trovavano delle cose, come qui c'è la foto del nido di vespe, che poi era ovvio che si faceva, questo era l'animale del mese perché si era manifestato lui stesso avendoci fatto scoprire questo nido. Ecco, questo invece è un altro progetto, sempre con la natura e l'ambiente, che noi abbiamo chiamato Area 51 e Area 52, non perché abbia da fare con qualcosa di extraterrestre, però in un certo senso... Allora, praticamente abbiamo delimitato con una corda e dei bastoncini, in primavera, a marzo, febbraio-marzo, 2 aree... Dietro casa nostra, che c'è un pezzo di terreno con un pezzo di boschetto che non è di nessuno, è lì molto lasciato a se stesso, cioè molto naturale, diciamo. E un pezzo era in un pezzo di prato, quasi prato, e l'altro pezzo era sotto gli alberi nel bosco. E qui ogni settimana quasi andavamo a vedere quali erano i cambiamenti, cosa era successo. Abbiamo trovato anche, per esempio, qui a destra, sopra al centro, si vede una ooteca di una mantide religiosa. Poi abbiamo scoperto i fiori che, man mano che la primavera avanzava, crescevano qui, invece dove c'era il bosco crescevano altri, e prendevamo nota e ci sentivamo molto scienziati. Insomma, era molto interessante anche per me, perché non avevo la più pallida idea di cosa fosse cresciuto proprio su quel terreno, oppure alzi la pietra, trovi un formicaio, cioè è veramente, anche solo un metro quadrato può essere veramente un universo. Infatti abbiamo anche scoperto animali microscopici stranissimi, che poi abbiamo scoperto studiando, anche guardando in internet, che hanno la capacità di mettere di nuovo a posto aree contaminate, cioè wow, cioè, quando li vedi non dici più che schifo, ma wow, che magia. Ecco, e questo invece è divertentissimo, questo è l'esempio di un giorno in cui non abbiamo fatto niente, perché nonostante avere questo microprogramma, questa ricetta di leggere, scrivere, poi esistono quelle giornate dove proprio non ce la fai, non hai voglia, oppure succedono altre cose e allora non lo fai, cioè non c'è mica nessuno col fischietto che ti dà la multa, no? Perché io dico sempre, i programmi che facciamo abbiamo sempre la libertà di farli e anche di non seguirli, è proprio quello il bello dell'homeschooling. Allora, questo è successo così, era in aprile, durante la colazione abbiamo sentito alla radio, perché durante la colazione abbiamo sempre la radio accesa, che hanno detto che oggi in Germania è la giornata dedicata all'insetto dell'anno della Germania, il formicaleone. E allora i bambini mi hanno chiesto, ma cos'è un formicaleone? Perché non è un animale che incontri tutti i giorni o non ne parli tutti i giorni come un cane o un gatto, insomma, il formicaleone, loro si immaginavano chissà cosa. Allora gli ho raccontato quello che sapevo io del formicaleone, perché in passato ne avevo visti, e loro erano molto curiosi di questo strano animale, che in realtà il formicaleone è un animale in forma di larva, e poi da adulto diventa una specie simile a una libellula piccola, così come insetto, cioè da un insetto piccolo mostro diventa una
cosa con le ali, insomma, no? Oddio, se mi sentono gli scienziati che spiego le cose così. No, e allora abbiamo guardato, abbiamo, prima ho tirato fuori i libri dove ho trovato delle immagini del formica leone, delle informazioni, e poi abbiamo guardato online. Allora, questa cosa la voglio sottolineare, questo era il mio metodo, sempre prima i libri avevano sempre la precedenza e poi online per aggiungere le informazioni. Perché se tu salti il passaggio del libro, allora i libri non diventano più interessanti, perdono il loro fascino, e questo è un peccato. Perché un libro non è solo informazione, è anche le immagini, è tutto più reale perché lo tocchi. Se salti questo passaggio, almeno questa era la mia intenzione. E allora poi abbiamo guardato online, dove c'era un video di un formica leone come costruisce la trappola dove poi prende le formiche per mangiarle. Aspetta. Poi abbiamo imparato che per far funzionare correttamente questa trappola, che è una specie di imbuto nella sabbia, l'angolo deve avere 30 gradi, che è il limite di ripidezza possibile nella sabbia per garantire che la parete non crolli. Appena una formica entra nell'imbuto, l'equilibrio della stabilità svanisce e va verso il centro, e la formica cade verso il centro direttamente nella bocca aperta del formica leone che sta sotto. E con questa cosa che abbiamo letto, adesso devo tirare fuori le cards che avevo fatto l'anno prima sugli angoli e sui gradi, no? Perché quando si inizia a dire deve avere 30 gradi, se no non funziona, allora abbiamo fatto anche un po' di matematica senza aver avuto l'idea di partire con la matematica, ma era ovvio che in questo contesto dovevi parlare di angoli e di gradi. Poi si sono messi a fare un disegno dove si vede il sole e l'ombra, che dimostra che nell'imbuto è meno caldo che sul suolo, perché appunto con questa angolatura il sole non riesce ad entrare così tanto. E proprio in quel periodo avevamo letto una poesia di Lewis Carroll, del Jabberwocky, non so se lo conoscete, che è un animale di fantasia, e questa poesia ha un certo ritmo molto, che come si dice, non cade nell'occhio, cade nell'orecchio, insomma se lo leggi tre volte ti viene questo ritmo. E allora loro hanno scritto una poesia sul formica leone, seguendo questo stile, diciamo, di filastroca. E guarda caso, come spesso succede, era anche il mese nazionale negli Stati Uniti della poesia, che anche noi, se non eravamo negli Stati Uniti, però in questo momento ci sentivamo legati un po' in un contesto internazionale a scrivere una poesia, no? Nel mese della poesia. Poi abbiamo scoperto, che era veramente una cosa entusiasmante, che esiste una lunga serie di figure in storie e film, cioè esistono tanti film dove ci sono dentro dei formica leoni. Allora, per primo Robinson Crusoe, lì c'è dentro la scena dove Robinson, che era sull'isola, si sentiva così solo, prima di aver scoperto che esistevano anche altre persone sull'isola, ha iniziato a comunicare con un formica leone portandogli delle formiche morte. Poi in Star Wars c'è la figura di Sarlacc nell'episodio 6, che è ispirata al formica leone. Poi anche in Lego Star Wars c'è questo Sarlacc ispirato al formica leone. Poi nella Primaia, episodio 43, andate a controllare, c'è il formica leone. E poi anche nel Pokémon c'è questa figura Knack Lion, che è ispirata al formica leone. Insomma, come si fa a vivere senza sapere cosa è un formica leone? Aspetta. E poi di pomeriggio, adesso intanto avevamo fatto il pranzo, dopo aver scoperto tutte queste cose, ovviamente abbiamo dato un'occhiata online a questi episodi di questi film, perché bisogna verificare, no? Poi abbiamo fatto il pranzo e poi di pomeriggio John, il figlio grande, è andato nel giardino e ha detto adesso voglio costruire anche una tana di formica leone, e ha cercato di farla un po' con questi 30 gradi di angolazione, così un po' a occhio, e incredibile, veramente ci è stato un insetto, eravamo sconvolti, non riusciva più a tornare su, cioè veramente è una cosa che non avrei mai pensato. E quando abbiamo chiuso la trappola, mica vogliamo far morire qui insetti così. Invece lui, Sandro, ha fatto una specie di dipinto tecnico, come vedete qui al centro ha fatto questo disegno, sopra c'è il cielo, poi c'è il terreno con l'imbuto del formica leone, che lui ha ritagliato, ha fatto il formica leone di carta, che puoi spingere e tirare dentro
per fare questa mossa di esce quando arriva la formica, insomma, questo modello di carta, diciamo, di trappola di formica. Ecco, questa era una giornata in cui abbiamo seguito solo la voglia di sapere di più su questo formica leone. E abbiamo comunque fatto tante materie, come si chiamano in linguaggio di scuola, no? Allora, qui invece parliamo di mappe, una nostra grande passione, perché la geografia, non abbiamo mai usato libri di scuola, anche quando abbiamo fatto gli anni di scuola media, diciamo, mai usato libri di scuola, di testo, ma abbiamo sempre, perché ovviamente la geografia o viaggi attorno al mondo e vedi tutto con i tuoi occhi, oppure lavori con le mappe e poi guardi film, documentazioni, eccetera, eccetera. Però questo è stato un modo, e ci siamo veramente divertiti con tanti tipi di mappe diverse. Ad esempio, sotto a destra vedete la mappa dell'Australia, che l'abbiamo fatta con pasta di sale, che ce l'ho ancora, l'ho utilizzata ogni anno adesso, perché seguendo altri homeschool prima o poi devo sempre tirare fuori l'Australia con la pasta di sale, che poi diventa rigida, e con le bandierine, con i nomi delle città e poi i nomi delle zone, insomma, con colori diversi da inserire, così apri l'atlante, guardi e memorizzi facendo. Poi invece sotto a sinistra si vede un pezzo di una mappa fatta su un grande cartone, sempre tutto materiale di recupero, vecchi cartoni aperti così, dell'Egitto, che ci sono anche le piramidi stampate e incollate così che stiano su praticamente, e con l'aggiunta di figure di Playmobil, così, che facevano tutte in Camon, Cleopatra e quelle figure che c'entravano, insomma. Invece sotto a metà vedete Sandro che sta compilando una mappa quando ha studiato la guerra civile negli Stati Uniti, anche lì compilando, colorando, poi mettendo le figurine in senso che stiano così alzate in André quasi. Sopra a sinistra vedete la mappa del oddio, come si dice, del Sakmanaros, sì, dell'Arabia, di quella zona lì, insomma, con anche lì abbiamo messo alcune piante grasse per indicare appunto il clima del deserto, i cammelli di Playmobil, una pelle di serpente e anche un teschio di capriolo, ma in questo momento faceva il teschio di cammello, ovviamente. E sopra a metà vedete invece la mappa di quando abbiamo fatto insieme con le sue cugine che volevano partecipare perché era estate, loro si tenevano a fare homeschooling durante le loro vacanze. E la mappa del mondo sulle zone climatiche, e abbiamo fatto praticamente disegnato piante e animali della zona climatica da incollare così che stiano in piedi su queste strisce che indicavano le zone climatiche. E sopra a destra invece vedete, non so più, la prima o la seconda guerra mondiale, cioè praticamente su una mappa con i soldatini piccoli che poi spostavi come si spostavano i soldati, insomma, durante la guerra, e sulla mappa stessa abbiamo scritto sui luoghi vicino ai luoghi dove sono accaduti gli avvenimenti più importanti storici, appunto questi, cosa è successo, hanno ucciso tipo XY, poi si sono avuto queste quest'altra idea e così. Per cui avevi sulla stessa mappa tutta la storia, il riassunto di quell'epoca, più potevi muovere, cioè avevi questa come un film praticamente, perché nella mente non studiavi solo le parole che ti indicavano questa zona, quella, ma vedevi tutto, no? Cioè veramente non servono i libri di scuola. Ecco, qui invece c'è un film che non si può vedere, però forse, lui me lo metto su YouTube, che io i nostri film li ho su YouTube, di un lapbook, così prima di spiegare cos'è un lapbook ve lo faccio vedere. Che si fa prima. Ecco, questo è l'epoch su Steve Jobs che quest'anno ho fatto insieme al mio alunno homeschooler, che lo presenta dopodomani alla sua come tesina per la scuola media, che l'ho portato anche, se lo volete vedere, perché io l'ho fatto uguale al suo, no? Così per averne una copia anch'io. Vediamo se praticamente ci sono tutte queste finestre da aprire, dove mettere dentro le informazioni. Qui c'è una linea del tempo, delle cose che sono accadute nella storia durante gli anni di vita di Steve Jobs.
poi la sua famiglia, lui era stato adottato, lui come figura dei Simpsons, poi l'uso delle droghe che aveva fatto, che è una cosa che gli adolescenti interessa tantissimo, gli effetti collaterali, eccetera. Poi, vediamo, sì, qui dentro c'è un flexagono, che è un gioco di carta, che ha sei lati diversi per far vedere le invenzioni tecnologiche di Steve Jobs. Che queste cose, costruire un flexagono ai ragazzi, sia ai bambini che ai ragazzi, ma anche agli adulti, piace tantissimo, perché ha un fascino meraviglioso, insomma. Qui sotto invece abbiamo fatto la parte in inglese dove viveva Steve Jobs, abbiamo iniziato dall'universo, poi passando per le galassie, sempre fino ad arrivare alla sua tomba in California. Ecco. Poi qui invece c'è la parte della salute, perché come sapete la tesina per la terza media dovrebbe includere tutte le materie, dovrebbe essere... Allora per la salute, visto che lui aveva il tumore al pancreas e al fegato, il trapianto del fegato, abbiamo preso spunto da lì, ecco, per studiare il fegato e il pancreas e le vie biliari. Ecco, questo è un lab book, ne ho portati due. Un altro che ho portato, che potete vedere poi, è su Frida Kahlo, che ho fatto l'anno scorso, ho fatto un'altra homeschooler insieme a me, che lei ha presentato la tesina di Frida Kahlo, e due lab book suoi che ha fatto ancora, mi sembra, a 9 o 10 anni, su due compositori, mi sembra, che ho portato da vedere. Ecco, qui vedete anche alcuni lab books appunto su diversi temi, si possono fare veramente su ogni argomento, anche sulla matematica, anche le tabelline, puoi fare tutto con un lab book, diventa molto più interessante l'argomento, sia per raccogliere le cose che si sanno, ma anche per avere un riassunto bello da prendere in mano, e non è ingombrante perché lo chiudi, diventa una 4 circa, non è come quando fai questi poster grandi che poi non sai più dove metterli. Ecco, questa invece è la corda del tempo, che come dicevo prima non è nient'altro che una corda con delle molette dove ci scrivi gli anni della storia che servono, dell'epoca della storia, e poi le cards che si fanno man mano che si studia l'epoca o si stampano da internet oppure si disegnano con due frasi o anche solo con il nome del personaggio, così come spunto per parlarne, e poi si mettono insieme anche con libri o con figure da gioco, tutto può partecipare con la corda del tempo, e si parla, si racconta, io racconto al bambino cosa so di questa epoca, faccio vedere che c'era questo personaggio e quell'altro, poi lui mi dice le cose che sapeva già e si passa un due ore a chiacchierare con piacere, imparando, ma non è appunto, non è questo studiare come lo conosciamo dalla storia, dalla scuola, scusate, diventa proprio una cosa molto leggera e interessante. Io sono sempre rimasta veramente stupita di quante cose loro poi si ricordavano, perché erano in due anni, tre anni di differenza, però anche lui che è il più piccolo si ricordava tutte le cose che avevo piuttosto pensato che lo stavo spiegando al grande, ma è veramente impressionante. Quando tu hai l'attenzione perché la cosa ti piace, il cervello, come anche col flexagono, la magia del flexagono non è quella che ci sta scritto dentro, che Steve Jobs aveva, ma è proprio perché il cervello reagisce in modo più sveglio quando c'è qualcosa che non conosce, che lo ispira, insomma, no? Ecco, allora, delle e-books, della corda del tempo, delle cards, sia per la corda del tempo che altre cards, dell'avventura di lettura, che è un gioco di lettura, e dei tipi di mappa, queste cose sono raccolte nel libro E oggi cosa facciamo?, che è disponibile in formato PDF, trovate dietro al tavolino. Corretto? Invece poi esiste un secondo nuovo libro, sempre in PDF, che si chiama E oggi cosa ho voglia di fare?, che invece si rivolge direttamente ai bambini, diciamo, ma anche ai genitori, ma è scritto così che i bambini, diciamo, dai 7-8 anni in su possono usarlo in modo autonomo, mentre per i più piccoli magari sono i genitori che devono spiegare le cose un pochino, che si trovano dentro dei modelli di fare marionette da dito, giochi con i dadi, con le parole per raccontare storie, c'è un memory marino che si può usare sia con le immagini sia con gli haiku da abbinare. Il haiku è una forma di poesia giapponese in tre versi,
per quelli che sanno già leggere cercano immagini e haiku, invece per quei piccoli faccio solo immagini. Qua ci sono disegni da colorare, da completare, da fantasticare, poesie da completare o da inventare, c'è una carta di identità di un extraterrestre da compilare, insomma sono tante cose dentro per la fantasia, per bambini che amano il disegno e anche le storie e i racconti soprattutto, sì. E questo da finire sono i miei blogs. Allora, i primi tre blogs sono dell'homeschooling. Allora, io nel secondo anno ho iniziato a tenere il blog, dal 2009 al 2010, poi il secondo blog dal 2010 al 2011, il terzo blog dal 2012 al 2013, invece oggi mi trovate sull'ultimo blog che è indicato sotto quello più lungo, dove è un diario del mio lavoro artistico, ma anche del mio lavoro che faccio adesso, che faccio appunto lezioni private per homeschooler o anche lezioni di sostegno, che continuo a usare metodi come l'ebooks e mappe, così, che condivido qui.